questa è la strada. Qual è la strada? È quella della reindustrializzazione. Ora si fa sul serio per la OM Carrelli di Modugno, chiusa 3 anni fa lasciando per strada quasi 300 lavoratori, oggi rimasti in 192 in mobilità dal 1 luglio scorso. La prima novità, per la prima volta a Bari, OM Carrelli, la Metec, con l'amministratore delegato di Cursi, interessata a rilevare lo stabilimento, e tutti e quattro i sindacati, CGL, CISL, UIL e UGL, si sono seduti ad uno stesso tavolo, nell'assessorato al lavoro della Regione Puglia e dell'assessore Caroli ad informare i lavoratori. La Metec intende costruire a Bari allestimenti per veicoli speciali militari e industriali, a cui affiancare un altro progetto per realizzare sigillanti per gli stessi veicoli, un investimento di milioni di euro che impegnerà 120 unità lavorative per almeno i prossimi 8 anni. 3 le condizioni poste alla Regione e accolte da Caroli: cofinanziamento dell'investimento, sostegno economico a corsi di formazione interni all'azienda durante l'attività, e la Regione contribuirà fino al 70%, e cessione gratuita dell'immobile. Su questo l'OM ha detto subito sì, la cessione sarà fatta all'ASI il prossimo 11 novembre, con la condizione posta dai sindacati e accolta dalla Metec che la cessione sia finalizzata alla reindustrializzazione. Ma nella delibera e nell'atto deve essere previsto che quella cessione è finalizzata esclusivamente alla reindustrializzazione, che occupi questa platea di lavoratori e non altri. Lì non si potrà fare mai null'altro se non si passa da voi. La Metec tornerà a Bari il prossimo 14 novembre per sedersi con gli stessi attori allo stesso tavolo, ma stavolta in mano avrà il piano industriale.